Anche le risoluzioni. Presidente, posso una sola cosa? Mi sembra di aver capito dal Presidente. Le risoluzioni comunicate ai consiglieri anche tramite copia erano queste tre. Mi pare di aver capito con l'intervento del Presidente D'Alfonso che chiede di mettere in votazione anche la risoluzione riguardante la messa in sicurezza del Palazzo Davalos di Vasto. Non era stata inserita dalla Presidenza, perché la Presidenza era a conoscenza degli interventi effettuati dal Presidente sabato attraverso le commissioni, letta nei comunicati stampa che sono su tutti i siti dei giornali online di oggi, e quindi la risoluzione non era stata inserita. Vista la richiesta del Presidente, le motivazioni e i chiarimenti dati, chiedo che venga messa al Consiglio, che venga messa in votazione, e prego il consigliere Smargiassi di leggere il dispositivo. Prego. Leggo solo il dispositivo o tutta la risoluzione? Solo il dispositivo. Okay. Prima di leggere il dispositivo, soltanto un appunto. Un'osservazione. Vede, Presidente D'Alfonso, non sempre ciò che si fa per la propria esistenza in vita e né per avere visibilità, tant'è che io prima mi sono impegnato con D'Alessandro a non fare il comunicato stampa, perché davvero tengo al palazzo della mia città. Le assicuro che non credo sia il caso di aspettare oltre. A quel palazzo sta mancando il supporto del terrapieno allo spigolo d'angolo. Se dovesse piovere malauguratamente in queste due giornate, non perdiamo solo i giardini d'Avalos, perdiamo l'intero angolo del palazzo. Occorre intervenire nell'immediato, accelerando quanto più possibile tutte le procedure nel limite e nel rispetto della legge. Ma abbiamo un rischio reale di crollo della palazzo, del palazzo. Ci consenta una volta una cosa. Allora, tu sei un architetto, lei è un architetto. Allora, gli strumenti sono, primo, l'immediatezza dell'indagine geognostica. In pubblico ritrovo anche un ingegnere. Lei è un ingegnere? Parlamentare regionale. So che è un ingegnere, no? Mi sto sbagliando. Ok. Allora, la prima reazione, indagine geognostica, ordinata già, senza neanche stare a vedere se nel preciso capitolo di bilancio ci fossero risorse. Mi sono assunto la responsabilità che il mio collega Falcone non avrebbe mai fatto. Secondo, ho dato disposizioni a che con immediatezza trovassero la realtà che più si attaglia nel loco che abbia le caratteristiche per fare un intervento immediato, per esempio con l'utilizzo delle palandole, che lei sa che cosa sono, che sono il primo intrattenitore del materiale che scende. È chiaro che adesso non possiamo, so che non è questa la sua aspettativa e non è rivolta a lei, non è che possiamo metterci lì a fare la ginnastica delle tute sporcate di cemento, dobbiamo esattamente sapere come si ovvia alla causa della caduta. Tra l'altro, secondo quello che dicono gli affidabilissimi ingegneri dei Vigili del Fuoco, ripeto, affidabilissimi, mentre prima ho fatto una critica a certo modo di essere funzione pubblica del provveditorato alle opere pubbliche, oggi dico adesso affidabilissimi ingegneri dei Vigili del Fuoco hanno detto che la causa della dispersione dell'acqua lì è plurale, compreso un pozzo di antica origine che nei fatti fa affluire e gonfia il terreno, e più il muro di contenimento alto 12 metri non aveva un sistema di estrazione dell'acqua. Tutto quanto questo è di facile ripristino, è chiaro, va fatto un progetto. Io le dico e vi dico, assicuro, ci vogliono 100, ci sono, 300, ci sono, 500, ci sono. L'importante è che adesso la palla passi ad altri. Io non voglio fare come la dottoressa Mascioletti. La palla è sempre di uno, adesso la palla passa alla struttura. Io romperò l'anima. Io, mo che finiamo il Consiglio regionale, come sanno fare gli amministratori locali che nascono dal territorio, chiamo e chiedo: allora, quando ti danno le indagini geognostiche? Allora, questo è quello che noi ci dobbiamo mettere, sapendo che può succedere il disastro. Dico all'architetto che è in lei che il vigile del fuoco competente, responsabile di quel procedimento, ha coperto con un telone sabato sera non idoneo, ma mi aveva assicurato che da lunedì sarebbe stato di tale ampiezza da evitare il deflusso delle acque che corrodeva ulteriormente.
Io ci tornerò anche a vederlo, perché capisco che è un fatto simbolico, che la collettività vive anche di simboli, Vasto e il mare, probabilmente una serie di ristoranti, quel centro storico, quella chiesa e quel palazzo, per cui non può assolutamente essere danneggiato. Quindi raccolgo il segno del suo dire. Bene, prima di metterlo in votazione, consigliere Smargiassi. La discussione di tale risoluzione assorbe anche la sua richiesta del comma 5 articolo 81 di poter regolamento di parlare su questa questione, avendone parlato. Se non... Prego, consigliere Rassano. Presidente, grazie. Io credo che il presidente D'Alfonso ha espresso ciò che è accaduto in quelle ore. Però io mi chiedo, perché a seguito del dire e del detto del presidente D'Alfonso in quest'aula, davanti ai giornalisti, ai cittadini, al Consiglio regionale, ad un verbale che si autoregistra, si ha la necessità di comunque di far approvare una cosa che è già stata pensata, fatta, detta, comunicata e oggi pomeriggio deliberata? Perché? Ed ecco perché io voto non a favore. Perché l'episodio a cui faceva riferimento il presidente D'Alfonso è un esempio, e io ho fatto l'opposizione e si può andare a vedere quante risoluzioni ho presentato nei 66 mesi, pochissime. Sa perché? Perché credo che il risultato non sia l'opposizione. Mentre si parlava io cercavo maledettamente una frase di Gramsci che non ho trovato, ma che raccontava come le attività parlamentari fossero una finzione, a tal punto che questa finzione si nutriva di finte interrogazioni, di finte interpellanze, di finte mozioni. Il presidente D'Alfonso la definisce esistenza in vita, Gramsci la definiva in modo diverso, ma quello è il concetto. Allora, io ho aspettato che il presidente D'Alfonso parlasse e mi auguro che lei, di fronte al dire del presidente, per una volta si fidi del governo regionale e dica: rispetto a quanto detto al presidente D'Alfonso, ritiro, perché non ci serve più, perché non ci serve più quell'invito al presidente della giunta regionale a fare ciò che ha già fatto, semplicemente per questo. Impegna a fare che, se già l'ha fatto, perché lo dovete impegnare? Per dire domani che voi avete impegnato, e se non ci fosse stata la vostra iniziativa quel governo regionale sarebbe stato a dormire? No, perché mentre pioveva a me non mi ha chiamato nessuno, ci sono andata a Vasto, e mentre pioveva è arrivato il presidente Alfonso anche in ritardo, perché nel frattempo aveva visitato tipo 10, 15, 12 ulteriori frane che avevano invaso Vasto e Vastese. Io questa cosa la dico, e mi permette di dirla a titolo personale, che è presidente, il capo della maggioranza, ma io non la voto, perché ci vedo la strumentalità, fino a quando lei non dimostra qui oggi in quest'aula che dica: è superata l'interrogazione, è superata l'esigenza di una mozione, perché la cosa è già fatta e non dobbiamo impegnare più nessuno. Allora lei dimostrerebbe e conquisterebbe il mio sorriso, oltre che la mia stima, che lei già ulteriormente rafforzata per il fatto che ha considerato superato un problema che non c'è più. Corrisponde, presidente. Allora, la differenza nasce proprio tra un modo di vedere le cose. Io non lo vedo come un gol del 5 Stelle portare a casa questo risultato. Ma tant'è che non dico impegna il 5 Stelle con l'aiuto della maggioranza a portare a casa il risultato, ma impegna l'intera giunta e l'intero consiglio a portare a casa un risultato su un elemento e di importanza incredibile per quella città, e impegno tutti a farlo. Dopodiché è compito del presidente portare a casa con gli strumenti che lui ha a disposizione, ed ero tentato a ritirarla, ma dopo il suo intervento ci ho ripensato. Preferisco che tutto il consiglio approvi e appoggi Vasto e il presidente D'Alfonso in questa azione. Anch'io non mi fido di neanche il tuo intervento. Bene, boccialo. Mi associo, devo dire, alla decisione del presidente D'Alessandro, quindi mi asterrò su questa votazione, avendo che il presidente l'attività che si sta facendo. Comunque, alla fine il di meno lo prendo io, non avrei vinto voi, è un po' come l'operatore che fa, cioè la Monticelli, il di meno lo prendo io. Votazione della risoluzione, chi è favorevole? Prego. Chi è contrario? D'Alessandro, Paolini, Di Nicola. Astenuti? Presidente. La risoluzione è Mazzocca e Mariani astenuti. La risoluzione è approvata a maggioranza. La seduta del Consiglio regionale è terminata. Grazie.